marzo 1983. Filippo Montesi, un militare italiano della missione Italcon, Libano 2, viene gravemente ferito durante un'azione di pattugliamento nei pressi dell'aeroporto di Beirut. Militare di leva nel battaglione San Marco, Montesi era impegnato nella missione di pace in Libano, iniziata dopo la strage di Sabra e Shatila, dove erano stati uccisi 600 profughi palestinesi fra uomini, donne e bambini. Ancora stamane non c'erano notizie certe sulle sue condizioni, ma sembra che la prognosi sia ancora riservata. L'ultima volta era venuto a casa natale, era sicuro di tornare definitivamente ad aprile. Nel pomeriggio la madre di Filippo è partita alla volta di Roma. Domani mattina un aereo militare la porterà insieme con gli altri familiari dei soldati feriti in Libano. Potrà vedere suo figlio e sincerarsi sulle sue reali condizioni, dopo ore di angoscia ed incertezze. Stamane la donna ci ha confidato, piangendo, di temere il peggio. Lutto per la morte di Filippo Montesi, militare ventenne di Fano, rimasto ferito nell'attentato di Beirut. Nella tarda mattinata la notizia della morte di Montesi è stata confermata al comune dall'ammiragliato del Medio Adriatico di Ancona. Alcuni parenti sono partiti immediatamente alla volta di Roma. La notizia è corsa subito tra la gente di Fano. Da giorni si teneva il fiato sospeso per seguire la sorte del militare. Queste sono foto che Filippo ha inviato alla madre durante la sua permanenza in Libano. Appresa la notizia della morte, la giunta comunale di Fano ha proclamato il lutto cittadino. Questa mattina a Fano, con la partecipazione commossa del presidente Pertini e di migliaia di persone, hanno avuto luogo le esequie del marò del battaglione San Marco Filippo Montesi, morto a 20 anni per un attentato nel Libano. Il saluto dei commilitoni di Filippo Montesi con il grido di battaglia del San Marco all'uscita del feretro dalla piccola chiesa di quartiere. Soltanto allora la folla, migliaia di persone a rappresentare un'intera città in lutto, ha applaudito con calore. Il silenzio intriso di dolore che ha accompagnato il rito funebre si è rotto d'incanto.
Buon pomeriggio e benvenuti a questo importante appuntamento che intende ricordare a 40 anni dalla sua scomparsa la figura di Filippo Montesi, il primo militare italiano morto in una missione di pace, ma anche per non dimenticare tutti gli altri ragazzi della missione Italcon Libano 2. Una giornata cominciata questa mattina con la cerimonia di commemorazione. Il video che abbiamo appena visto e per il quale ringraziamo veramente le preziose teche RAI ci ha fatto rivivere quei giorni. Vorrei fare adesso invece un piccolo passo temporale indietro a quello che ha preceduto poi l'agguato e faccio riferimento ai giornali dell'epoca. La sera del 15 marzo 1983 a Beirut la pattuglia si apprestava al solito giro di perlustrazione, mentre sotto il tendone allestito per l'occorrenza sta andando in scena lo spettacolo di Walter Chiari e Ivana Monti, Il gufo e la gattina, per allietare i nostri militari con qualche ora di allegria. Alle 22:10 si ode un'esplosione ed una raffica prolungata e un'imboscata ad una delle nostre pattuglie. Tutti sapete come andò a finire, purtroppo. Walter Chiari, intervistato sull'accaduto, disse: «Ho incontrato qui una generazione di uomini migliori di quelle precedenti. Appena rientrato in Italia, dirò che a Beirut ho trovato una generazione di ventenni inviata all'estero a dare una lezione di civiltà al mondo». Filippo Montesi, ferito nell'agguato, morirà il 22 marzo a causa di complicazioni. Invito ora sul palco il sindaco di Fano, Massimo Seri. Contrammiraglio Massimiliano Grazioso, comandante della Brigata San Marco. Onorevole Fede. Ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati, presidente nazionale ANMI. Rappresentanti della Regione Marche, gli assessori Aguzzi e Baldelli. I rappresentanti dell'Assemblea Legislativa, Michela Vitri, Luca Serfilippi e Marta Ruggeri. I rappresentanti dell'amministrazione della città di Fano, giunta e consiglio, della città di San Costanzo, giunta e consiglio. I rappresentanti militari, rappresentanti delle delegazioni ANMIL di varie parti d'Italia, rappresentanza delle associazioni cittadine e cittadini e cittadine e familiari di Filippo Montesi. Grazie a tutti per essere qua. Rivedere le immagini di repertorio grazie alla Teca RAI a distanza di 40 anni desta ancora oggi forte emozione e commozione. Nel 1982 il San Marco partì alla volta del Libano in quella che fu la prima missione di pace in un paese in guerra dopo il secondo conflitto mondiale. I mezzi del San Marco che imbarcarono su nave Grado e nave Caorle furono dipinti di bianco in pochissime ore, perché la vista di un mezzo dai tipici colori militari avrebbe potuto confondere le idee e riscaldare gli animi. Si pensò che la vista di mezzi, seppur imponenti, ma colorati di bianco, avrebbero avuto un effetto diverso sulla popolazione. La missione era di pace. Doveva essere di pace. Fu chiamata Italcon Libano 2 e siamo qui a ricordarla soprattutto per il giovane marò Filippo Montesi. Il 15 marzo, è stato ricordato, 1983, il marò fanese durante la missione venne ferito alla schiena durante un'imboscata mentre si trovava in azione di pattugliamento notturno sulla via dell'aeroporto di Beirut, nei pressi del campo profughi palestinesi.
A seguito delle ferite riportate, venne trasferito a Roma, dove fu operato, ma a causa di complicazioni morì il 22 marzo. La missione, al cui comando fu posto il generale Franco Angioni, con il quale ho parlato sabato scorso e mi ha pregato di portare il suo saluto di partecipazione, fu il paradigma delle future operazioni di peacekeeping. I nostri soldati furono spinti a conoscere la cultura locale, atteggiandosi come forza di interposizione e non di occupazione. Fu costruito anche un ospedale da campo nei pressi dell'aeroporto, dove tutti i miliziani delle diverse fazioni potevano curarsi. Quando una persona stava male diceva «vado dagli italiani» ed i nostri sanitari li curavano. Il presidente Pertini, in una visita a Beirut, alla domanda di un giornalista del perché l'Italia inviava soldati in Italia in una di quella missione pericolosa, rispose «è necessario che l'Italia dia questo contributo e per la pace nel mondo». E aggiunse con la sua maniera: «Ti posso dire che ho parlato con una personalità del posto e mi ha detto che gli italiani sono i più ben voluti della popolazione libanese. Gli italiani erano umani. Se vedeva un bambino piangere per strada lo prendeva in braccio e lo coccolava. Poi parlò in modo affettuoso del piccolo Mustafa, che doveva essere qui con noi, purtroppo la febbre lo ha bloccato a Roma. Filippo Montesi fu l'unica vittima italiana di quella missione, il primo militare italiano caduto in azione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, il secolo scorso aveva dato, uso aveva, perché oggi viviamo una guerra nel cuore dell'Europa, aveva dato l'impressione di potersi aprire ad un nuovo orizzonte di pace globale e di benessere collettivo. E in questo contesto va inserita la missione internazionale in Libano. La perdita del Maro Montesi destò vivo sgomento e vasta commozione in tutto il paese, soprattutto nella comunità fanese, che espresse corale affetto alla famiglia e ai militari tutti impegnati in Libano. Al funerale, come avete visto, molto partecipato, presenziò l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Porto con me il vivo ricordo di quel momento, in quanto partecipe con tanti altri ragazzi che vollero essere presenti per l'ultimo saluto a Filippo. I giornali del tempo riportarono solo l'abbraccio di Pertini con solo la mamma di Montesi. Forte e indescrivibile il dolore della mamma, che vedeva aggiungersi altro dolore alle ferite che la vita le aveva riservato, con la perdita di tutti i cari più intimi. Mamma Maria, donna forte, provata dalla sofferenza con cui ho parlato insieme al collega sindaco di San Costanzo, che non si è sentita di essere qui con noi in quanto dolore, emozione unita agli acciacchi l'avrebbero messa a dura prova. Noi la comprendiamo e le trasmettiamo un forte abbraccio. Questa giornata, questa commemorazione vuole essere occasione per ricordare la figura di Filippo Montesi, il valore della missione. Fra l'altro ancora oggi ci sono nostri militari al nord del Libano. Il ricordo vuole essere un momento di raccoglimento e di approdo. Vogliamo onorare un militare che ha sacrificato la vita al servizio del proprio paese in una missione internazionale di pace. Vogliamo, al contempo, onorare la speranza di pace e di giustizia tra i popoli. Vuole essere un riconoscimento verso tutti coloro, con la divisa, che servono il Paese nelle varie forme, per la sicurezza e per la pace. Questa giornata ha un forte valore simbolico. La comunità locale e quella nazionale non possono dimenticare chi ha servito e serve il Paese, sa stringersi a loro anche a distanza di tempo. Curiosando, ho trovato questa dedica. Militare del contingente di pace nel Libano, in servizio di pattugliamento notturno, veniva attaccato con raffiche di mitra e lancio di bombe.
ferito gravemente in più parti, dando prova di abnegazione, incitava i commilitoni a reagire, invitandoli a non curarsi di lui. Questa fu la dedica dell'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini al nostro Filippo. Mi colpisce la parola abnegazione, che letteralmente porta il significato di disposizione spirituale a rinunciare ai propri interessi o desideri personali in favore di motivi superiori, di contenuto morale e spirituale. Ecco, Filippo è questo che fece. Non fece l'eroe, ma lo divenne al momento in cui tirò fuori il suo coraggio. Divenne eroe facendo il suo dovere di soldato. Divenne eroe perché antepose il senso della sua missione a tutto il resto, perfino alla sua stessa vita. Con questa commemorazione vogliamo sottolineare che le istituzioni ci sono, non dimenticano, a maggior ragione se le persone appartengono alle tante famiglie semplici, direi invisibili, che rappresentano la parte importante della società, magari non hanno cognomi altisonanti. Questo è lo spirito che ha stimolato l'ANMI, l'amministrazione comunale di Fano e San Costanzo. Esprimo un sentito ringraziamento alla Marina Militare, al Capo di Stato Maggiore, per la sensibilità e la vicinanza all'organizzazione, alla Brigata San Marco, alla Presidenza Nazionale ANMI, la Banda della Marina Militare per il concerto di alto valore che ci offrirà tra poco. Filippo era figlio di una famiglia semplice, che nulla chiedeva se non quello di essere parte della nostra comunità, nei diritti e nei doveri. Noi abbiamo il dovere morale e civile di ricordarlo, quale segno di rispetto e di riconoscenza. La comunità, a distanza di anni, non dimentica chi ha servito il proprio paese, anche in tempo di pace, e che è ormai simbolo dell'impegno della nazione per la pace. Grazie, grazie al sindaco di Fano Massimo Seri. Vi leggo ora il messaggio che ci ha fatto pervenire il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, in occasione appunto della commemorazione di Filippo Montesi. Signor sindaco, rappresentanti della famiglia Montesi, signore e signori. La città di Fano commemora oggi un suo valoroso cittadino, Filippo Montesi, caduto 40 anni fa mentre prestava servizio nella missione Italcon Libano 2. Sono grato dell'invito a questo evento, al quale purtroppo concomitanti impegni istituzionali non mi consentono di partecipare di persona. Il sacrificio di Filippo Montesi e quello di tutti i militari italiani come lui caduti o feriti in servizio onora l'Italia e il popolo italiano. È un sacrificio che ci ricorda il contributo quotidiano di tutti i corpi armati dello Stato alla pace e alla stabilità nel mondo e al lavoro della diplomazia italiana all'estero. Le commemorazioni odierne sono anche un modo per portare la più forte testimonianza dell'incessante impegno dell'Italia per la pace in Medio Oriente e soprattutto in Libano, paese chiave per gli equilibri regionali. La stabilità e la crescita di quest'area e di tutto il Mediterraneo allargato sono una priorità del governo italiano e un diretto interesse strategico per il nostro paese. Oggi, con commozione, rendiamo omaggio a Filippo Montesi, stringendoci a sua madre, alla sua famiglia, alla città di Fano. Anche in questa triste ricorrenza, tengo a ringraziare tutti i nostri connazionali impegnati in missione all'estero, spesso lontano dai propri cari, e di assicurare loro il pieno sostegno del governo e mio personale. Uomini e donne che lavorano in prima linea ogni giorno, spesso a rischio della vita, nell'interesse dell'Italia e al servizio della pace in regioni del mondo afflitte da crisi e conflitti, tenendo alto il nome e il prestigio internazionale del nostro paese. Firmato Antonio Tajani. Invito
invito ora sul palco, in rappresentanza di tutta la Marina Militare, il contrammiraglio Massimiliano Grazioso, comandante della Brigata San Marco. Allora, tante parole non le dovrei spendere perché le immagini che sono state molto toccanti e il discorso bellissimo del sindaco Seri, nonché la commozione dei familiari che avevo accanto durante anche i filmati parlano da soli, per cui questo è un giorno di commemorazione che dopo 40 anni vedere ancora che la comunità di Fano, di San Costanzo e i familiari soprattutto siano ancora così attaccati a questo giorno in cui stiamo commemorando la perdita di un nostro leone. Per cui io volevo ringraziare i familiari, ma soprattutto la madre di Filippo, che ci ha donato un ragazzo così in gamba e che ha dato la vita per la nostra patria. Porto anzitutto i saluti del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, che mi ha dato l'onore di essere presente e fare le sue veci oggi. Porgo il mio più sincero saluto a tutti i presenti in questo caloroso teatro, a tutta la comunità di Fano, al suo sindaco, al sindaco di San Costanzo, all'onorevole Feri, al presidente dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, l'ammiraglio di squadra Rosati, e a tutti coloro che si sono prodigati per la bella giornata che abbiamo passato tutti insieme. San Marco, i miei leoni e la comunità sia istituzionale che cittadina. Fano, che storicamente ha svolto un ruolo fondamentale per l'Italia nei conflitti in cui è stata coinvolta, ha altresì l'onore e il prestigio di aver dato il Natale a Filippo Montesi. Marò, che ci ha lasciato troppo presto, viene oggi ricordato con un sentimento sincero e profondo, testimoniato dalla presenza di tutti noi a questo evento, momento di chiusura di un'intera giornata dedicata al giovane leone del San Marco, impegnato in uno dei periodi più intensi della storia del mio reparto. Filippo, unica perdita in teatro operativo dell'attuale Brigata Marina San Marco nella storia recente, è per la grande famiglia del leone alato un faro, una guida, un esempio unico di abnegazione e sacrificio, segno indelebile nella memoria di tutti i fucilieri di Marina. Affinché possa essere valorizzata la sua storia, è importante che i posteri curino la sua memoria e ne mantengano vivo il ricordo con iniziative come questa, che richiamino il coraggio e la levatura d'animo. Questo insegnamento va quindi coltivato e custodito con estrema attenzione e interesse, in maniera costante e duratura. 15 marzo 1983, una data che per sempre ha cambiato le pagine della storia della Prima Brigata Marina San Marco. Cioè, ciò che il San Marco è oggi anche grazie alle sue gesta compiute da Filippo. La nostra storia affonda radici molto profonde, consolidate da anni di impegno intenso su vari fronti. Onorare le figure che hanno fatto parte del nostro passato vuol dire affrontare il presente e il futuro con la consapevolezza di poter contare su un solido trascorso. Sono certo che gli animi di ognuno di noi, volti a principi cardini quali la forza d'animo e la tenacia, e penso anche che tutti dobbiamo avere chiaro l'insegnamento dei nostri caduti, affinché il sacrificio di Filippo e il sacrificio degli altri caduti, sia del, diciamo, italiani in genere, affinché il loro sacrificio non resti inutile e sia sempre una scia ben tracciata per i nostri figli, in modo che abbiano un faro anche loro per il futuro dell'umanità e per il futuro della nostra nazione.
ringrazio tutti per questa giornata bellissima che abbiamo potuto trascorrere con voi e con i familiari di Filippo. A nome dell'ANNI, l'Associazione Nazionale Marinai Italia, invito sul palco il presidente nazionale, ammiraglio di squadra, Pierluigi Rosati. Buonasera a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti. È importante partecipare, essere qui, proprio per ricordare Filippo. Ho provato oggi innanzitutto commozione. Commozione perché stamattina ho voluto partecipare al primo evento, quello dove ci siamo riuniti con la famiglia e siamo andati a trovare Filippo. Grande commozione. Quella preghiera del marinaio che abbiamo letto, le note del silenzio, erano dedicate a lui. Ma lui, come rappresentante anche di tanti altri ragazzi che come lui hanno sacrificato la propria vita per degli ideali, per dei valori. Emozioni. L'emozione perché vedevo tutti noi, dall'amministrazione locale alla Marina Militare, a noi in congedo, tutti uniti, stretti ai familiari per questo anniversario. Scusate, mi piace chiamarlo anniversario, non una commemorazione. E poi vi dirò il perché. E l'ultimo sentimento è di grande soddisfazione, perché ho visto questa coesione, questa sinergia fra dei mondi che talvolta vogliono farci vedere così lontani, il mondo civile e il mondo militare, che invece in realtà possono lavorare benissimo insieme, in sinergia, e se vogliono possono costruire degli eventi meravigliosi come questo. Come presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, fra i nostri compiti c'è proprio quello di perpetuare la memoria dei nostri caduti, ma non solo come ricordare che non ci sono più, ma perché ci hanno lasciato un testamento molto importante, molto profondo, di grande responsabilità, che l'associazione insieme a tutte le altre istituzioni ha l'obbligo, il dovere di portare avanti. Filippo, come tanti eroi che hanno sacrificato la propria vita, ci dice: pensate alle nuove generazioni, a coloro i quali saranno poi chiamati a gestire questo paese. Ricordategli quello che noi abbiamo fatto, i nostri valori, i nostri ideali. A me piace sempre dire che sul calendario dell'ANMI il giorno di ricordo non compare una volta, ma compare 365 volte. Ma quello che mi fa piacere, e sto provando un po' di brividi, è che anche a Fano il ricordo di Filippo avviene sempre. Mi sono veramente complimentato con l'amministrazione locale, perché pensare di intitolare una scuola a Filippo è stato un gesto grande. Voglio però ricordarlo in modo un pochino diverso. Sono stato preceduto da interventi che hanno delineato l'evento storico, l'importanza della partecipazione, ma io voglio fare una riflessione che mi è venuta ora e la voglio condividere con voi.
Voglio partire dal cognome Montesi e voglio andare a individuare in ogni lettera un qualcosa che ci ricorda lui. La M è facile, Marò, Marina Militare, però mi piace anche un aspetto umano, Mamma Maria. La O è onore, orgoglio di appartenere ai leoni. La N è facile, nazione. La T ci ho dovuto pensare un po', ma poi mi è venuto quasi naturale. Terre lontane. Lui ha trovato la morte in una missione di pace all'estero. La E è questo che dobbiamo poi cercare veramente di instillare nei giovani. L'esempio. È stata letta la motivazione della decorazione che ha avuto. Si parlava di abnegazione. Beh, classico esempio che deve essere emulato. La S è sacrificio. La I sembra quasi, per concludere in bellezza, Italia. Da questo esame vi ho posto in evidenza tutti gli aspetti del testamento che ci ha lasciato Filippo. Mi piace poi anche ricordare una tradizione, un modo di fare che spesso noi militari usiamo. Si è soliti, ed è successo oggi durante la celebrazione religiosa, chiamare e attendere una risposta. Marò Filippo Montesi, presente. Questo perché è importante? Perché, come tutti voi, anche per noi, Filippo era, è e sarà sempre insieme a noi, nel cuore e nella mente. Grazie. Grazie. Grazie ammiraglio. Lo ricordava anche il sindaco Seri prima nel suo intervento, il comandante della missione in Libano a quel tempo era Franco Angioni, generale di corpo d'armata, che avrebbe dovuto essere qui con noi, ma problemi legati all'età, alla salute eccetera gliel'hanno impedito. Abbiamo però ci ha fatto avere una brevissima registrazione che sintetizza però in poche parole un po' il significato di quella missione in Libano. C'è un video. Per me è stata un'esperienza molto valida, realizzata con il contorno, l'assenso, l'accettazione da parte del governo italiano, del popolo italiano, dell'opinione pubblica. Insomma, era un momento abbastanza favorevole. È stata la possibilità di esprimere che cosa significa operare per il proprio paese e quindi è stata una dimostrazione di capacità intanto e poi di dedizione, quindi è stata un'esperienza molto valida. Il soldato italiano in quella circostanza fu chiamato per offrire protezione e non per incutere timore o altre cose del genere e di conseguenza è stata un'espressione del popolo italiano. Ascolteremo ora una breve testimonianza per forza di tempi che dobbiamo contenere, quindi invito sul palco Domenico Pianto, un commilitone di Filippo, che è presidente del gruppo Leone San Marco, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Prego, Domenico Pianto. Thank you.
Breve, grazie. Io vorrei esprimere semplicemente un pensiero. Che cos'è il coraggio? E mi rivolgo ai ragazzi che ho qui davanti oggi, non ai veterani del reggimento o della brigata, ma ai giovani che sono lì. Il coraggio altro non è che gestire la paura un secondo dopo l'altro. In quei tempi lì a voi sembreranno remoti, ma a noi sembra ieri. Io in soli 5 mesi feci 256 scorte armate. Il San Marco non mollò mai le sue posizioni, mai. Capo Melfi, con un occhio ferito, liquefatto, rimase lì per ore ad aspettare il cambio. Il San Marco era l'unico corpo di leva, l'unico, di tutto il contingente, che era abilitato al pattugliamento notturno appiedato nei campi di Sabra e Shatila. A Beirut si sparava tutti i giorni, a volte poco, a volte molto, a volte moltissimo. Ero presente quando saltarono in aria 250 marine francesi, ero a poche centinaia di metri quando saltarono in aria 49 paracadutisti, prima i marine americani e poi 49 paracadutisti. Filippo è parte di tutto questo, è parte di tutto questo. Stamattina siamo stati al monumento di Filippo. Che cos'è un monumento? È il termine latino per definire memento, ricordo. Non dimentichiamocelo. Grazie. Grazie. Grazie per queste parole. Lo ricordava prima, avrebbe dovuto essere con noi questo pomeriggio Mustafa, impossibilitato ad essere qui con noi, però è una figura importante nella storia della missione in Libano e nel suo rapporto con Pertini. Ricordo che Mustafa Haoui, che nel 1982 a 10 anni fu adottato dal contingente italiano, eletto a mascotte 2 anni dopo dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, adesso ha 51 anni e vive a Roma. A proposito del contingente italiano, lui stesso ha dichiarato: hanno fatto tanto per noi, non che i soldati di altre nazioni facessero meno, ma questo popolo che da anni ho imparato a conoscere ha umanità e cultura da vendere. Sono stati gli italiani a costruire un ospedale da campo vicino all'aeroporto nella periferia di Beirut. Lì curavano tutti, palestinesi, libanesi e non solo i feriti dalle bombe. Mustafa ha realizzato anche parte del suo sogno di diventare medico. Ora lavora tra provette e alambicchi nell'Istituto dei Tumori Regina Elena. Ha una laurea breve da tecnico di laboratorio. La prima volta che ho incontrato i soldati italiani a Beirut, racconta ancora, fu quando fui colpito da un'infezione alla mano sinistra per una ferita da vetro procuratami giocando con gli amici. Un piccolo intervento, poi i controlli quotidiani. Fui curato con tanto amore. Mi davano biscotti e tavolette di cioccolato. Non scorderò mai le rassicurazioni sulla guerra. Ripetevano che sarebbe finita presto e che loro erano lì proprio per questo, per riportare la pace e far tornare a giocare noi bambini. Lo rimpolarono tanto quelle parole che una volta guarito Mustafa, quando poteva, tornava al campo per sentirsele ripetere. In estate, racconta ancora, ci restavo dalla mattina alla sera. Anche d'inverno, tornato da scuola, buttato lo zaino sul tavolo, correvo lì. I compiti li facevo con mia madre di buon'ora, svegliandomi alle 6. Soldati e medici, ormai abituati a quel bambino che correva tra le loro gambe, cominciarono ad assegnargli piccole commissioni, dall'acquisto di sigarette e polli allo spiedo a messaggi da consegnare ad amiche in città. Con grande soddisfazione di tutti, tanto che con una colletta mi regalarono una bicicletta. Nella mente di Mustafa torna lo sguardo sorpreso del generale Angioni, il comandante della missione, quando mi vide sbucare all'improvviso da una tenda per correre incontro al presidente Pertini in visita al campo. Per quel giorno, continua Mustafa, mi era stato vietato di presentarmi. Io invece ci tornai, mi nascosi dietro i sacchi che proteggevano le tende dalle bombe e quando vidi il capo di Stato, la gioia, più forte di me, mi spinse fuori. E fra il bambino e il presidente fu affetto a prima vista. E ancora oggi Mustafa si emoziona quando lo ricorda e ripensa a quanto veramente gli sia grato per quello che è diventato oggi.
adesso è un momento particolare, ce ne sono stati tanti di momenti di commozione, abbiamo parlato tanto dei familiari di Filippo e ora a loro saranno consegnate alcune onorificenze. Quindi invito sul palco lo zio e la cugina di Filippo Montesi, Leandro e Stefania, in rappresentanza anche di mamma Maria e di tutta la famiglia, e invito a consegnare Fabio Launaro, presidente del gruppo Anni Fano, che consegnerà la bandiera della Marina Militare, Loris Zannoni, ex componente del battaglione San Marco, che consegnerà le medaglie che sono state appositamente rifatte dopo un brutto episodio che non mi piace neanche ricordare, e poi invito Maria Grazia Boggian. Maria Grazia Boggian è la vedova del maresciallo Claudio Parodi, che era il capo pattuglia sulla Campagnola, dove c'era anche Filippo. Prego, accomodatevi al centro. Adesso vi consegnano a beneficio di fotografi e telecamere. Giratevi verso, sempre per poter permettere di fare fotografie e riprese. Dicevo appunto che è un episodio che è sgradevole da ricordare, e le medaglie che Filippo si era così meritatamente conquistato sono state rubate, e grazie ai vertici della Brigata San Marco sono state rifatte appositamente e riconsegnate di nuovo, come giusto che sia, alla famiglia. Grazie. Oggi consegnate da sorella Maria Grazia Boggian, vedova di una leggenda del battaglione San Marco, il maresciallo Parodi. Questo qui è un album di fotografie. Alcune fotografie sono inedite perché i ragazzi col foulard rosso, che sono là i sessantenni di oggi, ce le hanno fatte avere. Alcune fotografie la mamma di Filippo non le ha mai viste. Le abbiamo raccolte in questo album con un po' di dediche. Qualcuno troppo emozionato ha scritto solo nome e cognome, qualcun altro è riuscito a scrivere un pensiero per la mamma di Filippo. Grazie a voi. Grazie. E adesso siamo all'ultimo momento particolare, perché Andrea Magni, commilitone di Filippo, ci farà un suo ricordo molto particolare, un ricordo di Filippo che ha scritto lui stesso e che potremo anche poi seguire sul video dietro le mie spalle. Lascio la parola per questa ultima parte di inizio cerimonia ad Andrea Magni. Buonasera a tutti. Prima di leggere quella che poi scrissi, la poesia per Filippo, vi devo raccontare un piccolo aneddoto. Per come nacque, erano 10 anni fa, eravamo al Duomo di Fano e si celebrava la messa per i 30 anni dalla scomparsa del nostro fratello. E al mio fianco c'era seduto il luogotenente Parodi.
quello che il fratello Loris citava un attimo fa, per noi una leggenda, era il capo pattuglia di quella campagnola dove venne ucciso o ferito a morte il nostro fratello Filippo Montesi. Eravamo lì sull'altare mentre si celebrava la messa, sottovoce dicevo al maresciallo: quando sarà il momento dovremo poi andare a leggere qualcosa. E lui mi diceva, a parte il fatto che non ho scritto nulla, ma l'emozione sarebbe troppo forte, non ce la farei. E gli dissi: maresciallo, qualcosa l'ho scritto io su un fogliettino, però deve essere lei ad alzarsi e leggerla, perché lei era presente in quel momento. Seppur io ho vissuto in Libano con tanti altri miei compagni qui presenti, non ero presente in quel momento. E lui mi disse: non ce la farei mai, l'emozione sarebbe troppo forte, ti prego, ora che l'hai scritta, vai e leggila tu. E così nacque questa poesia, che sono un po', è un po' quello che io ho immaginato fosse successo quella tragica notte. Questa poesia la leggerò con un sottofondo un po' particolare, che è una registrazione originale di quello che noi abbiamo vissuto lì a Beirut per tutto il periodo. Eravamo in una missione di pace, ma capirete dal suono che non era poi proprio così di pace per chi ci viveva lì. Eravamo in piena guerra. Prego il tecnico del suono di avviare il sonoro. La poesia si intitola Ricordo. Quelle che sentite non sono, sono delle esplosioni, non è un temporale. Ricordo, vento di deserto e di gomma che brucia, luna codarda, amica dei vigliacchi. Ricordo, ali di capelli spuntano dal basco di giovane soldato, posto senza scelta sull'ingenuo capo. Ricordo, occhi attenti e di paura, che a 20 anni hanno già visto troppo, occhi velati di tristezza, che spingono ancora dolore nel cuore. Ricordo, il coraggio è ancora coraggio, ed un rischio che non si può misurare, orgoglio e forza di chi sa di aiutare. Ricordo la rabbia che non sazia ed una mano assassina, colpi nell'aria e poi paura e silenzio e sangue. Non arriva mai mattina. Ricordo desolazione, vuoto, impotenza, incredulità, terrore e tanta, tanta voglia di reagire. Ricordo che siamo arrivati da amici e ce ne andiamo senza un'anima. Ricordo te, Filippo! Con questo momento emozionante si conclude la prima parte di questo pomeriggio. Abbiamo bisogno di buona musica, e questa ce la regalerà la banda della Marina Militare. Invito quindi sul palco i componenti della banda della Marina Militare Italiana. Approfitto del tempo mentre la banda si sistemerà e predisporrà gli strumenti per raccontarvi in breve quella che sarebbe invece la lunghissima storia della banda della Marina Militare.
La banda musicale della Marina Militare, infatti, è il più antico complesso bandistico militare italiano. La costituzione ufficiale del Corpo Musicale della Marina Militare avviene il 1 gennaio 1879. Nel 1965, con la denominazione di Banda Centrale della Marina Militare, è posta alle dipendenze del Dipartimento Marittimo di Taranto e nel 1991 è trasferita a Roma, dove attualmente risiede e dove dal 1995 cambia istituzionalmente nome, divenendo Banda Musicale della Marina Militare. Nell'arco della sua storia numerosissime, veramente numerosissime, sono state le tournée all'estero e ovviamente si è esibita anche su tutti i più importanti palcoscenici nazionali. Ha al suo attivo la presenza in diverse trasmissioni radiotelevisive e rilevante la produzione di materiale video e discografico. Sensibile alla formazione dei giovani e consapevole del valore sociale e formativo della musica, è stata la prima banda ad organizzare concerti lezione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il suo repertorio spazia in tutti i generi musicali, dal tradizionale, classico, lirico, sinfonico, musica originale per banda, fino al pop e al rock. Incarnando lo spirito di solidarietà che caratterizza la propria forza armata, collabora con moltissime associazioni benefiche e sostiene diverse iniziative, perché la musica è un dono, la musica fa bene, è una cosa che cura, citando Roberto Benigni. Nel 2004, proprio per la sua capacità di rappresentare anche attraverso la musica l'impegno della Marina Militare nel sociale e negli aiuti umanitari, è stata insignita del prestigioso Cavalierato di Pace dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi. Attualmente è comandata dal capitano di fregata Aniello Grasso ed è diretta dal capitano di vascello maestro Antonio Barbagallo. Vogliamo fare un applauso iniziale? Brano ovviamente sarà l'inno nazionale. La sensibilità poetica che Goffredo Mameli, poeta e patriota genovese, aveva rilevato fin da ragazzo, si manifestò nella stesura di getto del Canto degli Italiani, noto anche come Inno di Mameli o Fratelli d'Italia, composto nel settembre del 1847 in pieno periodo risorgimentale. Musicato dal concittadino Michele Novaro, autore di importanti pagine musicali di stampo patriottico, dal 1946 è diventato di fatto l'inno nazionale della Repubblica Italiana. Canta il tenore Claudio Minardi, dirige il maestro Antonio Barbagallo. Thank you.
Rappresentata per la prima volta il 22 maggio 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia, L'italiano in Algeri è un dramma giocoso in due atti composto da Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. In precedenza lo stesso testo letterario era stato musicato dal compositore Luigi Mosca e andato in scena in prima esecuzione al Teatro alla Scala di Milano nel 1808. Riprendendo il libretto ed utilizzando il medesimo titolo, Rossini compose l'opera, pare solo in 27 giorni, trattando la farsa, lo stile buffo, con un paradossale virtuosismo e un tale realismo comico da trasferire all'intero genere melodrammatico una nuova linfa vitale con una creatività sorprendente. L'argomento trattato si ritiene sia ispirato ad una vicenda realmente accaduta legata alle disavventure di una signora milanese, Antonietta Frapolli, catturata dai corsari nel 1805, finita nell'harem del Pascià di Algeri e ritornata poi in patria. Dell'intera opera viene presentata la celebre Overture in una strumentazione per banda del compositore sardo Lorenzo Pusceddu.
Beh, complimenti alla banda. L'amore disperato di un geniale musicista dal volto sfigurato che vive nei sotterranei dell'Opéra di Parigi per un giovane soprano legata sentimentalmente ad un nobile fa da trama a Il fantasma dell'opera. Celebre musical scritto nel 1986 da Andrew Lloyd Webber, musica e libretto, Charles Hart, testi delle canzoni, e Richard Stilgoe, libretto e testi aggiuntivi. Ispirato liberamente all'omonimo romanzo di Gaston Leroy. L'arrangiamento per banda delle pagine più celebri dell'opera e del compositore olandese Johan de Meij.
Scritto nel 1976 da Guido Maria Ferilli per la musica e da Antonella Maggio per il testo, Un amore così grande è diventato ben presto un classico del repertorio della musica italiana. Portata al successo dal grande tenore Mario Del Monaco, destinatario iniziale di questo splendido brano, la canzone è stata oggetto di numerose cover italiane e straniere. Tra le più emozionanti si ricordano quella proposta fuori gara da Claudio Villa durante il Festival di Sanremo del 1984 e quella dei Negro Amaro, inno della nazionale italiana di calcio in vista dei mondiali 2014. Canta Claudio Minardi. Thank you.
Ovviamente un amore così grande, credo che quello che Montesi ha dato per la sua patria. Quindi, vedete, questo brano non a caso è stato inserito stasera, perché un amore così grande, ovviamente il testo è stato scritto verso altri indirizzi, verso altri contenuti, ma come avete notato in passato è stato utilizzato anche come inno della nazionale, e stasera sicuramente lo possiamo dire che è veramente il messaggio che ci ha lasciato Montesi. Sicuramente, maestro Barbagallo. Ed ora Moment for Morricone. Le melodie più conosciute, tratte dalle colonne sonore dei film western di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo e C'era una volta il West, si susseguono in un'atmosfera sempre più accattivante, abilmente realizzata da Yon DeMay. Thank you.
Eseguita in prima assoluta a Brisbane il 22 agosto 1997 sotto la direzione dell'autore, il celebre compositore olandese Jacob de Haan, Rolls Roy è un'ouverture realizzata per la St. Peter's Wind Symphony di Brisbane in Australia. Il brano rappresenta la villa monumentale di tardo 800, Rolls Roy appunto, dove fu fondato nel 1945 il collegio di St. Peter's Lutheran. La struttura è sempre rimasta il simbolo della scuola. Attraverso la varietà del materiale musicale impiegato, Jacob de Haan realizza metaforicamente le varie fasi della vita formativa all'interno della scuola: disciplina, orgoglio, valori, emozioni. In questo contesto, la cadenza finale assume i connotati caratteristici della chiusura di un ouverture tradizionale. La scuola rappresenta così l'ouverture del resto della nostra vita. Thank you.
una delle più belle pagine della musica leggera italiana e non solo. La canzone Caruso è stata composta da Lucio Dalla nel 1986. La storia di questo piccolo capolavoro nasce, come raccontato dallo stesso autore, da un suo forzato soggiorno presso un albergo a Sorrento, proprio nella stessa stanza che anni prima aveva ospitato il tenore Enrico Caruso, poco prima della morte. Gli ultimi giorni della vita del tenore e della sua passione per una giovane cui dava lezioni di canto vengono trasferiti nell'animo di Lucio Dalla, che da quei racconti ebbe proprio l'ispirazione per scrivere il brano. Una curiosità, il ritornello nel testo e nella musica presenta chiari riferimenti alla canzone napoletana «Dici Tancillo e voi», composta nel 1930. Canta Claudio Minardi. Thank you.
arrangiatore del brano e il primo luogotenente Antonio Tomao. Gale Force è una composizione suddivisa in tre tempi, corrispondenti ad altrettante musiche legate alla tradizione popolare irlandese: The Rocky Road to Dublin, The Minstrel Boy e Tossing the Feathers. Gli ultimi due brani in particolar modo sono stati riportati in auge di recente da The Corrs, folk rock band irlandese. Suoni e colori della terra d'Irlanda emergono in tutti i loro caratteri nell'efficace arrangiamento del compositore scozzese Peter Graham, da anni elemento di spicco nel panorama bandistico internazionale, con una predilezione per il mondo delle brass band. Filicorno soprano solista Mario Gigliotti. Thank you.
Maestro, da copione in realtà saremmo arrivati all'ultimo brano in programma, ma lei è proprio sicuro di non volerci far ascoltare qualcos'altro? Voi che cosa dite? Direi che dicono di sì. Allora, questo brano, che non è conosciuto da nessuno, quindi una prima esecuzione assoluta, intanto stanno chiudendo le porte dietro, quindi non potrete più uscire fino a quando non sarà finito il concerto. Allora, in questo brano noi chiediamo la vostra partecipazione. Il brano è assolutamente inedito, quindi è richiesto qualsiasi tipo di intervento. Il brano è, ripeto, inedito. Cercate di fare del vostro meglio. Assolutamente inedito. Grazie. Adesso, siccome oggi è una giornata particolare, vi potete accomodare, io devo invitare
il contrammiraglio Massimiliano Grazioso e penso anche i nostri del San Marco a salire sul palco. Ammiraglio, c'è una variazione a quando ci siamo detti. Con voi presenti sul palco, credo che il miglior modo per onorare Montesi con l'esecuzione dell'inno del San Marco non ci possa essere. E quindi eseguiremo l'inno del San Marco, tra l'altro cantato, quindi chi volesse unirsi alla voce guida può farlo, e ovviamente nella giornata in cui si festeggia, come ha detto bene, come è stato detto bene, Montesi, noi lo omaggiamo tutti insieme con l'inno a San Marco.
accomodiamo un attimo perché ancora c'è la ritirata. Ho tolto il microfono alla bravissima presentatrice, abbiate pazienza, 2 minuti, dobbiamo chiudere con la ritirata. Però prima devo compiere un gesto che ogni qualvolta si presenta un po' mi lascia un po' triste. Stasera salutiamo il primo luogotenente Giacinto Tristano perché è alle soglie del pensionamento, fra 10 giorni va via, farà altre cose nella vita. Prego, si accomodi sul palco. E come facciamo per tradizione ogni volta quando ognuno di noi lascia ovviamente la parte lavorativa della sua vita, noi lo salutiamo. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con 3 dei nostri che sono andati via, quest'anno ce ne saranno altri purtroppo con i quali mi legano più di 20 anni di collaborazione, loro addirittura stanno alcuni insieme da circa 35 anni. Io la ringrazio per quello che ha fatto e lui è il primo sax soprano e adesso anche coordinatore della logistica, questo è un modo per salutarlo come abbiamo fatto con gli altri. Grazie. Vuole dire qualcosa? No, no. In bocca al lupo per il futuro. Grazie, auguri. Grazie. Auguri e grazie per tutto. Posso restare con voi? Certo. Le do la bacchetta per la ritirata, no, l'abbiamo fatto con gli altri. Un pochino e poi la prendo io. E c'è anche una tradizione. Perché non potendolo fare, quando qualche orchestrale della banda va in pensione, poi siccome la ritirata ha questo significato, quello di salutare, mi permette dottoressa se dico io poi lascio la parola a lei, la ritirata nella tradizione della Marina Militare, per chi non lo sapesse, è intanto una marcia scritta da Tommaso Mario che è stato il primo direttore della banda della Marina, e questa marcia nella tradizione a Taranto e alla Spezia accompagnava i marinai che rientravano in caserma sulla nave dalla franchigia. Per chi non conosce il linguaggio franchigia, qua, siete tutti quella classica libera uscita, no? E si rientrava accompagnati dalla marcia. Ora questa tradizione non c'è più, se non ogni tanto qualche rievocazione, però noi come banda noi chiudiamo i nostri concerti proprio con la ritirata, che poi ha questa caratteristica di questi squilli iniziali che proprio solennizzano a tutti gli effetti la nostra marcia. Grazie, do la parola alla dottoressa. Direi che il maestro Barbagallo potrebbe benissimo rubarmi il mestiere senza problemi. Prima di lasciarvi alla ritirata che ha già presentato appunto il direttore della banda della Marina Militare, io voglio salutarvi, voglio ringraziare ancora questa bravissima banda, ovviamente il tenore Claudio Minardi, il maestro Barbagallo, tutti voi che avete voluto così ricordare questo anniversario a 40 anni dalla morte di Filippo Montesi con questa giornata particolare ricchissima di emozione. E proprio in chiusura permettetemi un abbraccio simbolico veramente a mamma Maria. Grazie e vi lascio allora con la ritirata.